Io sono Ilenia, bentornati in questo nuovissimo video. Oggi è recensione di un libro che apparentemente sembra collocarsi nell'inverno quando fa freddo, in parte sì, ma dall'altra anche no. Sto parlando delle 8 montagne di Paolo Cognetti, che trovate a 13 euro per Einaudi. Purtroppo non ci sono più sconti su nessun libro, o almeno molto poco, per la legge di merda che è entrata in vigore il 25 marzo. Io l'ho pagato di meno perché l'ho trovato in sconto per fortuna, però ora purtroppo non troveremo nessun altro libro scontato, almeno, come dicevo prima, molto molto poco, solo del 5%. Ma partiamo dalle cose basilari. Di cosa parla questo libro? Parla di Pietro, che cresce a Milano nonostante i suoi genitori si siano conosciuti in montagna in Trentino, che decidono comunque di andare in vacanza in montagna. Solitamente andavano sul Monte Rosa, comunque catena del Montuosa, del Monte Rosa, e qui conosce Bruno, nato e cresciuto tra le montagne, e tra di loro si instaura una bellissima amicizia che ovviamente non smette mai di esistere fino ai loro 40 anni circa. E la loro storia di amicizia purtroppo avrà anche dei lati negativi, non solo lati positivi, come penso succeda in tutti i rapporti di amicizia, non solo di amicizia, tutti i rapporti. E ho dato 3 stelle su 5 a questo libro perché alla fine ci sono rimasta troppo di merda. Posso farvi questa piccola precisazione? Forse mi sono fatta influenzare da questo, ma del resto questo libro è meraviglioso perché racconta, c'è questa amicizia bellissima. A un certo punto Bruno e Pietro si sono persi di vista, ma non si sono mai dimenticati proprio per questo rapporto solido che avevano. E anche perché giustamente loro condividevano l'amore per la montagna, perché comunque Pietro andava con il padre a scalare le montagne, dato che il padre era un grande fan delle montagne e scalavano spesso insieme, quindi condividevano questa passione, ma avevano anche diciamo dei difetti, ecco, delle incongruenze, perché Pietro, essendo cresciuto in città, Milano e Torino, poi si è trasferito quando era ragazzo, ha sempre vissuto anche in città, non solo in montagna, quindi sapeva anche cosa significasse vivere in città e voleva convincere Bruno ad andare via dalle montagne. Ci ha sempre provato e non ci è mai riuscito perché Bruno era un sacco attaccato alle montagne, al posto in cui viveva, e questo purtroppo mi ha portato a delle sciagure, tra virgolette, che non posso dire perché sarebbe spoiler, e non solo a livello lavorativo, ma anche a livello personale. Che appunto, ripeto, non dico perché sarebbe spoiler. Si legge molto facilmente, è bellissimo, cioè secondo me fa capire un sacco di cose, fa capire tante cose dell'amicizia, tanti valori dell'amicizia, non perdersi mai, nonostante la lontananza anche diciamo fisica, come sta succedendo anche in questo periodo di quarantena. Noi siamo lontani, no? Con magari il fidanzato, le amiche, gli amici, i parenti, anche con i genitori. Magari c'è qualche fuori sede che è rimasto bloccato e non può tornare più a casa, ecco. Però rimaniamo in pista. Comunque, libro ben valido. Io ripeto, forse mi sono stata lasciata influenzare dal finale, che comunque è molto duro, ma molto bello, è il finale perfetto secondo me, è stato il finale perfetto per questo libro, e Paolo Cognetti secondo me ha scritto un capolavoro, non un capolavoro, magari a livelli proprio eccellenti, però comunque un libro ben valido che vi può tenere compagnia in questi giorni, nonostante le 200 pagine solamente, io l'ho letto praticamente in 2 giorni, però magari potete gustarvi questa storia magari nel tempo che volete voi, non solo in 2 giorni magari, ma una settimana, un mese, non so come volete voi. E comunque, secondo il mio umilissimo parere, dovete gustarvi questa lettura, non essere troppo precipitosi e non prendervi dalla foga. Comunque, capisco che
dopo un po' si ingrassò in grana comunque, nonostante all'inizio che sembra una descrizione della storia di Pietro, però poi effettivamente prende mano e descrive, sì, descrive un sacco, però sono descrizioni che ti lasciano immaginare le montagne, perché effettivamente, cioè, la storia si basa su questo principalmente, non solo l'amicizia tra Pietro e Bruno, ma anche sulle montagne, perché effettivamente la storia di amicizia tra Pietro e Bruno nasce, si evolve e finisce sulle montagne, quindi le montagne hanno anche un valore importante nella loro amicizia, nella loro storia, anche in questa storia, naturalmente. Quindi ti lascia immaginare di essere lì con loro, la neve, sciare, perché giustamente, come dicevo all'inizio, fa ricordare l'inverno, proprio perché Pietro e Bruno, quando sono adulti, passeranno anche l'inverno insieme sulle montagne, quindi fa vedere proprio le montagne innevate, sciare, insomma, queste cose che si fanno d'inverno in montagna, però dall'altro lato fa vedere soprattutto nella prima metà almeno, prima di 3/4, le montagne in estate, perché l'amicizia tra Bruno e Pietro nasce in estate e quindi si ripete questa routine, diciamo, tra di loro, però diciamo che scopriamo le montagne anche in inverno, nella parte finale del libro. E niente, questo era il mio parere modesto, è una storia toccante, dall'altro lato godibile, si legge facilmente, quindi io vi consiglio di leggere questo libro in questi giorni, tanto, cioè, in realtà 13 euro va bene, cioè prezzo ben equilibrato per questo libro, ci sta, sono soldi ben spesi, giuro, e invece di comprare altro comprate questo, perché sì, forse se lo rileggessi più in là, forse il mio parere cambierebbe un po' sul finale, però ripeto, meglio che non mi espongo troppo. E niente, questa recensione è molto breve, in realtà di solito ne faccio un po' più lunga, però ho detto tutto quello che dovevo dire, non so che dirvi. E niente, spero che questa recensione vi sia piaciuta. Se avete letto questo libro, fatemelo sapere nei commenti senza fare spoiler, perché forse c'è qualcuno che ancora lo ha letto. Vi ripeto che sulle schede c'è la recensione che ha fatto anche Erika qualche anno fa. E se questo video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivando la campanella per non perdere nessun altro video. E noi, come al solito, ci vediamo alla prossima. Ciao!